570 Phone, siamo qui al Saturn con il nuovo LG G3 di cui abbiamo visto la presentazione londinese ieri. Come potete vedere ha delle dimensioni abbastanza importanti, ma abbiamo veramente un display molto ampio con pochissimo bordo. Giusto per farvi capire, andiamo a vedere la differenza col G2. Potete vedere che è un pochettino più lungo, però tenete conto anche che passiamo da un display da 5,2 pollici a un display di 5,5 pollici. Di conseguenza è normale che le dimensioni siano un po' più importanti. Possiamo notare, abbiamo un po' più alto ed anche un pochettino più largo. Vediamolo anche nella parte posteriore. Potete notare c'è un po' di differenza. Qui potete notare il nuovo focus, laser focus, che permette di mettere a fuoco in 0,276 secondi. È stato migliorato lo stabilizzatore ottico, abbiamo dual LED flash, prima ne avevamo uno. Come potete vedere anche il bottone dei volumi è stato cambiato, è stato messo, diciamo, il tasto home è diventato più grande ed i tasti del volume ora hanno questo scalino ruvido che prima non avevano, che permettono di maneggiarlo bene anche avendolo cappottato. Vediamo anche un po' la parte superiore. Superiormente abbiamo l'infrarossi, forellino per la riduzione del rumore. Nella parte inferiore abbiamo il jack da 3,5, l'ingresso micro SD, lo speaker è stato spostato sul posteriore, ma è stato anche allo stesso tempo potenziato. Ora lo speaker è da ben 1 watt con un amplificatore interno che evita di avere delle distorsioni. La fotocamera è stata resa più semplice, sono state elevate le funzioni, diciamo, tra virgolette, che venivano meno utilizzati dagli utenti. Ora per scattare non dobbiamo far altro che puntare col dito e scattare immediatamente. Ok, la foto è già stata scattata. Abbiamo solo 2 tasti, il tasto back ed il tasto menu, dove sono state impostate le varie impostazioni che sono state ridotte rispetto a prima. Il tasto HDR, ad esempio, l'HDR è diventato automatico, vedete, il telefono capisce già se è il caso di utilizzarlo o meno. Qui abbiamo la possibilità di cambiare la foto, metterla a 13 oppure UHD per quanto riguarda il video. Come vedete è stato molto semplificato, è molto più facile da utilizzare, molto più immediata la fotocamera. Stesso discorso è stato fatto per quanto riguarda la UI, la user interface. Era stato accusato di essere troppo giocattoloso, di avere troppi programmi interni. Bene, ora i programmi sono il 30% in meno, quelli che non ci sono li potete installare, e avete la possibilità di disinstallare un altro 30% di programmi. Di conseguenza capirete bene che avete la possibilità di ampliare la memoria se non vi sta bene quello che c'è installato. Andiamo a dare un'occhiata alla tastiera. Ora la tastiera è personalizzabile, vedete, in questo momento è in altezza standard. Se noi andiamo nelle impostazioni possiamo vedere che la tastiera è personalizzabile, possiamo decidere di ingrandirla o restringerla. Cliccando qui possiamo decidere di farla diventare più grande oppure possiamo restringerla, insomma come meglio preferiamo. Adesso, vabbè, scusate, c'è un attimino di inghippo. Ok, ad esempio decidiamo di utilizzarla grande e possiamo avere una tastiera molto più grande, come ci torna più comodo. Poi abbiamo varie funzioni, c'è una specie di, diciamo, Google Now migliorato, che a seconda delle previsioni del tempo o varie informazioni che impara dal nostro utilizzo ci dà dei consigli. Come è stato detto a Londra, ad esempio, domani pioverà, alla mattina ci consiglia di prendere l'ombrello, diciamo delle funzioni abbastanza intelligenti. Vedete che comunque è sempre molto fluido. Poi ci sono 2 versioni, come era stato già preannunciato dai rumors: una versione con 16 GB di memoria interna e 2 GB di RAM, e una versione da 32 GB di memoria interna e 3 GB di RAM. Ci è stato spiegato che i 3 GB di RAM sono destinati, diciamo, la versione da 32 con 3 GB di RAM è nata per un uso, diciamo, business, in quanto le varie aziende possono prevedere di avere dei programmi già preinstallati che hanno un certo tipo di peso e un certo tipo, diciamo, di consumo di RAM. Però visto che comunque l'idea è buona e può esserci qualcuno che ha intenzioni
di acquistare il modello da 32 giga con 3 giga di RAM, è stato deciso di metterlo in commercio. Andiamo a vedere la nuova tendina delle notifiche, vedete anche la grafica è abbastanza cambiata. Poi abbiamo la possibilità nella fotocamera di fare il selfie facendo vedere la mano, e dopodiché parte il countdown. Una volta che lui ha inquadrato la nostra mano, adesso vabbè, siamo un po' impossibilitati, dovrebbe partire una sorta di countdown, anzi forse cliccando. Ok, in questo momento non riusciamo. Poi, altra cosa importante che è stata una richiesta di molti acquirenti è il fatto di avere memoria espandibile e batteria removibile. Ecco qui abbiamo il tastino per rimuovere la cover, come vedete una batteria da 3000 mAh. Qui abbiamo l'ingresso per la micro SD, è dotato di micro SIM, non nano SIM fortunatamente. Come vedete la batteria è completamente rimovibile, non c'è nessun tipo di problema per toglierla. Dotato anche di ricarica wireless con apposita basetta, ma dovrebbe essere anche possibile utilizzare delle basette comuni, dato che lo standard di ricarica è quello standard. Qui potete vedere abbiamo dei programmi di Smart Tips, è quello che vi dicevo prima. LG Evolt non è nient'altro che un contapassi, niente di particolare, non abbiamo l'alert rate, non abbiamo nient'altro, è un semplice contapassi, mettete il vostro peso, la vostra altezza, quanto poi camminate durante il giorno, vedete un attimino quanti chilometri avete fatto, quante calorie avete consumato, diciamo è una cosa molto semplice che non va in concorrenza con altri leader del mercato, se così vogliamo dire. Insomma, devo dire che il prodotto è soddisfacente, l'ergonomia non è assolutamente niente male, sì, è abbastanza grandicello, ha un effetto metallo, molto bello anche nella colorazione oro, il bianco si nota un po' meno ma è molto bello anche lui, devo dire che è veramente leggerissimo, display QHD, è leggero, parliamo di 149 grammi, tenete conto che il G2 ne pesa 143. Di conseguenza abbiamo insomma dimensioni leggermente più grandi e un peso davvero molto più contenuto. Infatti vi devo dire la verità, tenendolo in mano tutte e due sembra più pesante il G2, dato che è più piccolo ed ha una ripartizione del peso diverso. Questo appare essere più leggevole. E vi dico, contrariamente a quello che pensavo io, non ha una brutta ergonomia, anzi si maneggia veramente bene, senza problemi, non dà fastidio. Io ho le mani piccole, tenete presente, di conseguenza non ho le mani alla Gianni Morandi. Facciamo vedere ad esempio in confronto ad S5, come vedete le dimensioni sono veramente molto simili, forse un pochettino più largo come possiamo notare. Ora vabbè, qui abbiamo su una cover, anche la larghezza più o meno siamo lì, ma devo dire che le dimensioni, mettiamoli tutte e tre a confronto, come potete notare non abbiamo dimensioni particolarmente elevate. Sì, è un po' più alto, però è anche un 5 pollici e mezzo. Altra domanda che mi è stata fatta dai lettori, che ho girato prontamente a Raffaele, il perché non hanno pensato di inserire il pennino. Uno, perché loro lo considerano uno smartphone e non un tablet. Due, perché l'inserimento di un pennino avrebbe ingrandito le dimensioni e questo loro non lo vogliono. Insomma, che dire, è un signor smartphone, anche LG sta continuando nella propria politica di miglioramento dei prodotti, sono riusciti a migliorare un prodotto già di per sé ottimo con il G3, era difficile fare meglio del G2, la batteria ci hanno detto che insomma, dovrebbe durare quasi come il G2 se non oltre, dato che sono state apportate varie modifiche software che dovrebbero andare ad ottimizzarne l'utilizzo. Ora speriamo di averlo presto a casa, il prodotto sarà in vendita a fine giugno, l'ultima settimana di giugno, non ci sono stati ancora comunicati i prezzi e non sappiamo la differenza che ci sarà dal 16 al 32 giga, tenete conto che ci sono anche 2 giga di RAM sul 16, questo è un 16, e 3 giga di RAM sul 32. Tanto che ci siamo, volevo le opinioni di Lucio in proposito, cosa te ne pare? È un bel upgrade dell'ottimo G2. Scalpitiamo per averlo a casa, però un primo impatto molto positivo, un bellissimo upgrade. Sì, magari andiamo anche molto bella la cover removibile in con
comunque l'effetto alluminio veramente, perché non dà peso allo smartphone, però ti dà la sensazione di avere materiali nobili, veramente sembra un ottimo prodotto. Ora andiamo anche a vedere magari un video, vedete in risoluzione Quad HD, quindi vuol dire 4 volte HD, di conseguenza 2 volte Full HD, insomma tanta roba ragazzi, cioè guardate che ha dei colori che sono qualcosa di fenomenale, una definizione eccezionale. Adesso scusate, siamo in condizioni che abbiamo delle luci qua sopra, i faretti che sono abbastanza fastidiosi, però vediamo se ok, inclinandolo forse un po' meno, potete vedere che i colori sono davvero notevoli. Ora vabbè, non sentite l'audio perché qui c'è un po' di rumore, però l'audio devo dire che è veramente buono. Ripeto, sono un po' contrariato dalla scelta di mettere lo speaker posteriormente, ma ci è stato riferito che con questo tipo di tecnologia l'amplificatore non potevano fare diversamente. Insomma, però guardate, il display è notevole. Ora aspettiamo di averlo a casa, di provarlo nelle condizioni solite su strada, vedere anche la ricezione, l'effettiva durata della batteria, il browser e quant'altro. In questo momento non abbiamo la connessione dati, non possiamo vedere il browser, però vabbè, diciamo che promette davvero bene. E con questo abbiamo concluso. Un saluto da Loris e da Lucio con LG G3.